sì, adesso volevo far venire qua, perché noi diciamo pure di campione stavolta abbiamo avuto iniziale da Giulio Belletti e da Antonio Bonini, che io vorrei far venire qui per raccontare anche loro qualcosa, perché quella squadra, mi piace dire che era qualcosa di più di una squadra. Sono nate amicizie che durano ancora oggi, erano campioni straordinari, ma erano campioni dentro e fuori dal campo, quello adesso sembra una banalità, invece così non è. Sono giocatori che hanno sempre avuto una grande umiltà, pensate che questi due hanno vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi e non se la sono mai tirate, come si suol dire, facevano parte della squadra come fossero due giocatori normalissimi. Sono stati i più grandi prodotti, credo gli ultimi grandi prodotti della pallavolo parmigiana, perché poi anche Paolo Vecchi non era proprio della scuola parmigiana, era cresciuto e non proprio a Parma ma in un'altra realtà, quindi sono proprio i due grandi campioni che sono nati a Parma, che sono cresciuti, uno partendo addirittura dalle giovanili, credo in Serie C con del kick, credo, Antonio. Ecco, ti ha detto un sacco di aneddoti, adesso abbiamo raccontato, ecco, tu com'è che focalizzeresti, con quale racconto focalizzeresti quel periodo? Io sai che l'altro giorno guardavo allibito, e quando è morto Tansini, la Franca, sua moglie, mi ha mandato le foto di quei tempi della prima spiacenza, e vedevo voi che facevate riscaldamento sul terrazzo dell'albergo a Citrezza di Catania. Quindi era roba che a raccontare adesso sembra non vera. Guarda, a me vengono in mente tanti episodi, però quello che adesso forse farà più sorridere riguarda te. Perché un giorno, sabato, andiamo a giocare, credo, a Trieste, e tanti anni fa, e al ritorno bisogna fermarsi a mangiare e a permettere a Francesco di telefonare per spedire il pezzo. Sì, perché loro si andava per telefono. Sì. Il fatto sta che noi mangiamo, lui si dilungò un po' troppo e noi siamo partiti con il pullman lasciandolo e ce ne accorgiamo dopo un'oretta di strada. Ci siamo fermati, ha telefonato la polizia e noi è tornato a Parma su una macchina della polizia. Quindi succedeva anche quello. Succedeva anche che eravamo tutti pronti davanti alle palestre di via Melloni e dovevamo partire alle 9:30, c'era il papà di Giulio, il signor Armando, che mi viene di fianco e mi fa io non capisco perché, io sono sempre puntuale e qui il pullman non arriva. E che mi è venuto un sospetto, sono andato da Taddeo e ho detto Taddeo, bel pullman, ma lui non mi ha chiamato, l'ho scordato, mi ha chiamato. Morali in 10 minuti abbiamo legato le macchine, siamo partiti per Ancona in macchina. C'era anche la volta, a proposito di Taddei, che era il nostro dirigente, una trasferta, se non sbaglio, in Cecoslovacchia, fatta in macchina, di quelle avventurose come sempre, al ritorno gli avevano, no, forse nel campionato gli avevano rubato la macchina è stata ritrovata senza sedili, e al ritorno è stato fatto su una macchina, non mi ricordo, una macchina con le cassette di verdura al posto dei sedili. Quando il casellante li ha visti arrivare per pagare il biglietto, è rimasto assolutamente allibito. Su 4 cassette di frutta. Sembra veramente di parlare di altri tempi. Sempre c'è cosa che siamo arrivati in pullman alla frontiera, ci fermiamo e c'è una fila lunghissima. Che cosa succede, cosa non succede? Loro erano stanchissimi, chiaramente bisognava arrivare per giocare, dunque erano distrutti. E vediamo una macchina ferma col baule aperto e un doganiere fuori con un libro in mano che stracciava le pagine e le buttava via. Era un rappresentante di enciclopedie. Voi vi immaginate, voleva leggere tutte le enciclopedie e stracciava le pagine che non poteva portare dentro, perché allora nell'estero c'era l'obbligo di non poter portare certe cose. Poi fortunatamente siamo riusciti a passare di fianco, se no ci bisognava stare lì 3 ore e mezza ad aspettare che loro stracciassero il foglio. Quindi un'altra epoca. Qui invece è più un po' diverso. Sì. Ecco, tu Giulio invece come focalizzeresti quel periodo? Quel periodo che tra l'altro tu è stato un periodo anche di transizione, perché hai giocato di più di Antonio sia con il Sant'Anna, poi sei andato a Modena, poi sei tornato. Sì, beh. Ti è toccato fare la riserva di Chimo Ciul. Come Chimo Ciul, come si cercano davanti certi personaggi. Bravino. Sì, no, decisamente, ti hanno detto in altre circostanze, con Kim era doveroso, guarda che lui era un personaggio incredibile, perché era il primo, magari dopo una partita dove riteneva di non aver giocato al meglio, diceva oggi dovevi giocare tu perché oggi non andavo, quindi era una persona disponibilissima, in questo senso un personaggio direi assolutamente unico, per cui in panchina ci stavi tranquillamente senza nessun problema. Sì, magari ci stavi per il primo anno, forse che poi sei diventato titolare. Tornando al libro di Carlo, quello che quando ho letto,
fatto che lui, che chiaramente io non lo conoscevo quando era piccolo, si metteva dietro quelle vetrate a Melloni dove Claudio si massacrava, perché gli allenamenti di Claudio allora erano, sembra di essere quasi in campo di concentramento, forse, non vorrei dire una cosa grossa. Allora quei capelli lì non li avresti voluti portare, no, facevi no, come il pace, te li deve tagliare, perché devo ripetere. No, questo non era un problema. Quello era sì. E pensare che un ragazzino fosse lì a guardare, ti prendesse come esempio, è insomma una cosa che ti fa pensare di aver fatto qualcosa di buono, di positivo, perché parte emozionarti profondamente e da un notevole orgoglio. Senti, siccome adesso siamo qui, abbiamo raccontato un sacco di roba, abbiamo anche un po' annoiato sulle cose, però siamo qui per presentare il libro di Carlo e soprattutto per farlo vendere, quindi bisogna trovare la maniera, dopo penso che c'è in vendita, quindi potete comprarlo anche con dedica, anzi dovrete farlo. Vabbè, io ti posso dire che non l'ho letto direttamente dal libro. Potevi ma Carlo di dirti no? No, io l'ho letto prima che il libro uscisse, perché Carlo una mattina mi ha chiamato, mi ha detto ti mando via mail, il libro si può dare un'occhiata per vedere se storicamente magari c'è qualche imprecisione. Sì, sì, certo. Io toccavo prima di lui, quindi magari qualcosa potevo... E la risposta è stata, se non ti ricordi te. Ormai sei invecchiando, la memoria è un po' calda, quindi c'è una cosa che lui ha detto lui che io non mi ricordavo neanche, l'ho riscoperto leggendo. E devo dire che quella mattina ero in ufficio, mi è arrivato, ero in ufficio perché dovevo finire dei lavori, non ho fatto niente, ho letto solo il libro di Carlo, me lo sono divorato e forse essendo... facendo parte di questo periodo di storia pallavolistica che Carlo racconta, devo dire che alla fine ero anche piuttosto emozionato. Poi è scritto anche bene, oltretutto è scritto anche molto bene. E poi è scritto perché passa tutto il periodo vissuto da lui storicamente, come hai detto tu, i risultati vengono così toccati, ma sono solo un percorso dove lui racconta queste cose con una chiave di lettura del, così dietro le quinte che ti ricorda i tempi che sono stati per noi giocatori, per qualsiasi atleta, il fatto di dentro le quinte molte volte è più significativo di quello che realmente avviene in campo. Poi lui ha avuto una grande fortuna di scriverlo qualche mese fa, oggi l'avrebbe scritto molto più in politichese, di conseguenza sarebbe stato anche magari meno divertente. Antonio, tu invece su questo libro? Io sinceramente non l'ho ancora letto, perché non ho ancora preso in mano. Quindi io è una vergogna, lo sai. Ho fatto la differenza con quello che era il video, perché ho fatto ancora. Quindi io sono un po' ancora. Cioè in pratica lui l'ha regalato, tu devi comprarlo, sì, insomma, con differenza con le linee. No, la differenza è tutta la coppia telematica. No, non riesco adesso a dare un giudizio sul libro, comunque sicuramente sarà pieno di episodi, di ricordi che a me stupiranno e leggendolo mi verranno in mente tante cose che faranno pensare a tutti gli anni, a tutti i sacrifici che abbiamo fatto, perché allora era veramente un sacrificio allenarsi e giocare. Si partiva a volte senza sapere quando si tornava, senza la certezza di mangiare qualcosa, quindi sono stati veramente anni eroici, però indimenticabili sicuramente da rifare assolutamente. E purtroppo non si può più, quella è l'unica cosa che non si può più, tornare indietro. Sì, potrebbe ancora venire, quegli anni non tornerebbero più comunque, sempre un gran divertimento, sì, infatti sono stati anni di pallavolo straordinaria, di pallavolo che purtroppo non torna più, che era già diversa negli ultimi anni, gli anni di...